Oggi parliamo di un bloganzo, un'intersezione tra un romanzo e un blog, il Vene Vanitose di Anna Le Rose. E la storia, che già nel nome chiamo un hacker, dimostra una sua natura multisensoriale. Oltre alla vista, infatti, è coinvolto il gusto. Il protagonista maschile è un pasticcere e lei va nella sua scuola di cucina per imparare qualcosa che le piaccia, ma anche la musica, perché ognuno dei brevi capitoli è introdotto da una canzone spesso di Levante, da cui dobbiamo anche il nome dei protagonisti. Diamante e Alfonso, che sono i rappresentanti di quella generazione appena dopo la mia, che ha visto frantumare tutte le certezze dei genitori, tutti i sogni nello scoglio di una crisi di valori, non soltanto lavorativi, ma anche e soprattutto umani. Anna Le Rose in questo romanzo introduce il concetto dello stancanovismo, che subentra allo stacanovismo dell'attivismo del passato, in questa ricerca di lavori a contratto a tempo determinato che cambiano di volta in volta, e la forza, il coraggio con cui questa simpatica protagonista riesce a reagire e a ritagliarsi in maniera precaria, provvisoria, mai detto, anche un amore degno di una hacker. Alla prossima!